a Pino Magnaci. Sì. Da poco è stato vittima di atti Magnaci è intimidatori. stato uno dei giornalisti che noi abbiamo audito in Lo Stato commissione. cosa potrebbe fare nei confronti di questi giornalisti? Deve intervenire sul piano degli strumenti normativi di diritto ed evitare soprattutto che alcuni strumenti di diritto vengano utilizzati contro. Magnaci ha subito e ha superato brillantemente, come se fosse un esame, alcune centinaia di querele che sono state presentate dall'imprenditrice Bartolino. Centinaia di querele sono un modo per tenerti sempre il fiato sul collo. In questo caso parliamo però, per la ragione per cui siamo qui, di minacce più gravi, molto violente. Ci piace che la solidarietà non venga soltanto raccontata in un comunicato stampa, ma mostrata mettendoci, come si dice, la faccia. E altre cose che può fare lo Stato, per esempio attraverso questa commissione antimafia, il lavoro che stiamo facendo, raccontare perché i giornalisti non soltanto vengono ammazzati, ma si trovano spesso a dover scegliere tra rischiare o tacere, quali sono le condizioni che potrebbero permettere loro un lavoro non solo più dignitoso sul piano professionale, sul piano contrattuale, anche più sicuro, cosa che si può fare, che in altri paesi avviene, che pretende che non ci sia soltanto lo Stato genericamente, ma che ci siano gli ordini professionali, che ci siano le associazioni di categoria, che ci sia una disponibilità di tanti a fare in modo che per ogni giornalista minacciato si mobiliti l'intero sistema di informazione. E così oggi non è.